Ciao a tutti ragazzi, oggi sto rientrando da un'escursione alpinistica invernale. Voglio far vedere come mi vesto, soprattutto cosa metto nello zaino per fare alpinismo invernale e canali di ghiaccio. Andiamo, vi faccio vedere tutto il contenuto di quello che mi porto. Vi faccio vedere l'attrezzatura che mi porto, iniziando dallo zaino. Lo zaino che sto utilizzando in questo caso è un Ferrino Triolet. Sto utilizzando lui perché è uno zaino con cui mi sono sempre trovato bene, mi piace, lo sto utilizzando ormai dall'inverno scorso. Poi di tutti gli accessori che vi parlo, se riesco vi metto qua sotto il link in descrizione. Soprattutto mi piace lui per tre caratteristiche: è abbastanza modulabile, si può togliere la fascia lombare, che secondo me è davvero tanta roba quando dobbiamo mettere su l'imbrago, e poi ha una caratteristica che adesso durante il video vi faccio vedere. Nella parte esterna dello zaino cosa mi porto? Innanzitutto le picche, loro naturalmente in un periodo invernale non possono mancare. Io porto sempre le picche, quelle corte, diciamo, da canali. Anche se faccio alpinismo classico, tendo a portare sempre loro e soprattutto ne porto sempre due. Anche se so che magari me ne serve una, preferisco portarne due ed avere nel caso l'attrezzatura anche per poter affrontare dei tratti magari un pochino più ripidi che non ci aspettavamo, perché non sempre magari il sentiero che dobbiamo fare è in condizione, magari dobbiamo cambiare itinerario mentre siamo lì, quindi meglio avere due picche e nel caso usarne solo una piuttosto che averne solo una e averne bisogno di due. Quindi diciamo che io tendenzialmente d'inverno mi porto sempre due picche. Poi, che siano quelle da canali, che siano quelle ibride o da cascate di ghiaccio, quello dipende da cosa dovete fare naturalmente. Però, mio consiglio d'inverno, meglio sempre avere due picche. Nella parte esterna poi, vabbè, in questo caso ho il mio thermos. Io il thermos lo tengo nella parte esterna perché, essendo nero, il calore del sole lo scalda e mi tiene il tè più caldo più a lungo, quindi piccolo trucchetto che ho scoperto negli anni. Poi bastoncini da trekking, nel caso dobbiamo fare comunque un avvicinamento, secondo me tornano sempre sempre utili. E basta, diciamo che nella parte esterna non abbiamo niente. Posso farvi vedere quella che è la caratteristica che a me piace tantissimo di questo Ferrino Triolet, ovvero che io posso aprirlo completamente come se fosse un borsone, in questo modo. Io così riesco a prendere facilmente tutto il necessario. Infatti all'interno cosa abbiamo? Vabbè, il guscio, ma dell'abbigliamento adesso poi ne parliamo. Iniziamo a parlare del cibo. Qua come vedete io ho un thermos per alimenti. Questo perché io li utilizzo molto volentieri d'inverno, ci trovo veramente bene, mi faccio la pasta a casa al mattino e poi la mangio mentre sono in giro, ma non solo, perché poi vi faccio vedere, mi porto anche delle barrette, perché d'inverno è importante mangiare a dei ritmi ben precisi, quindi magari evitare di fare un pasto grosso, comunque mi raccomando dei carboidrati sempre meglio averli, però magari tante piccole barrette, poi sì un po' di pasta, però meglio mangiare scaglionato. Per quanto riguarda invece la parte di occhiali, come vedete innanzitutto io ho sui miei occhiali d'alpinismo categoria 4 e già loro potrebbero bastare. Quando però vado a fare alpinismo magari ad alta quota, dove magari c'è la possibilità che ci sia tanto vento, preferisco portarmi sempre anche una maschera da sci. Questa è vero che va a chiudere un pochino il campo visivo, però vi assicuro che se c'è tanto tanto vento è l'ideale. Io preferisco averla dentro, non si sa mai, quindi me la porto sempre con me. Come vi dicevo, poi dipende cosa dovete fare. Se dovete fare cascate di ghiaccio o canali, tendenzialmente è difficile che la usate. È più se dovete fare magari alpinismo ad alta quota in inverno. Se questo video ti sta piacendo e lo stai trovando utile, ti consiglio di iscriverti al canale così da non perderti altri consigli sull'attrezzatura da montagna. Altra cosa che mi porto, iniziamo magari un po' sull'attrezzatura, quella un pochino più vera d'alpinismo, imbrago. Qua ci sono secondo me due scelte. Io quando vado da solo preferisco portarmi un imbrago da sci alpinismo perché è veramente piccolo e leggero. All'imbrago alla fine mi serve solamente per attaccarci la dragonna con le piccozze, qualcosa sulla parte laterale dei portamateriali, però essendo da solo non mi devo legare a qualcun altro e quindi non ho bisogno di un imbrago particolarmente strutturato. Se invece devo fare una via complessa, sono con altri, bisogna legarsi eccetera, classico imbrago d'arrampicata che si utilizza per arrampicare e fare alpinismo estivo, che va assolutamente bene. Insieme a loro naturalmente anche il casco, però decidete voi. Io personalmente, dato che vado molto spesso da solo, con l'imbrago da sci alpinismo mi basta e avanza, appunto piccolino e soprattutto molto molto leggero. Prima di iniziare con la parte di hardware vero e proprio, parliamo un attimo di parte di sicurezza.
Ho naturalmente il mio kit pronto soccorso con le cose di cui ho bisogno e nel periodo invernale super importante avere con sé il telo termico, perché non si sa mai, anche in caso dovessimo prendere veramente tanto freddo, basta un semplice telo termico per restare un pochino più al caldo. Quindi costa veramente €1, €1,50, ma sempre meglio averlo con sé. Più naturalmente cerotti e tutto quello che può tornare utile anche in un trekking normale. Sempre per quanto riguarda il freddo, una cosa che mi porto, che ho provato l'anno scorso, aspettate che devo trovarla, eccolo qua, scaldini, questi mi hanno salvato veramente tanto dal congelamento. Porto quelli per le mani, quelli per i piedi, sono anche loro, costano pochissimo, sono semplicissimi da usare, basta aprirli, lasciare l'aria aperta, il principio chimico che c'è all'interno li fa scaldare, noi non dovremo fare altro che appunto metterne o nelle mani o nei piedi e ci eviteranno i congelamenti. Anche loro costano un paio di euro l'uno, però vi assicuro vi salvano tantissimo. Iniziamo con tutta la parte di hardware vera e propria. Innanzitutto, come dicevo, dragonna per poter attaccare le piccozze all'imbrago, evitare che possano scivolare via e trovarsi nei guai, quindi dragonna. Tutto quello che è l'hardware poi dipende un po' da quello che dovete fare. Tendenzialmente io cosa mi porto? Moschettoni a ghiera di diverso tipo, mi porto una multi-chain, mi porto dei cordini e questa è una parte. Poi oltretutto mi porto anche qualche rinvio, qualche moschettone, naturalmente un secchiello, comunque se preferite la piastrina, quello che volete, e diciamo che questo è un pochino la dotazione base. Quella che poi va aggiunto d'inverno sono le viti da ghiaccio, diversa lunghezza per fare sosta, per fermarsi se c'è ghiaccio, sono indispensabili. Quello che si può aggiungere qua poi sono anche dei chiodi da roccia, dei friend, dei nut. Dipende tanto da quello che dovete andare a fare, diciamo che non c'è un kit minimo, dipende davvero da quello che dovete andare a fare, informatevi, capite le condizioni e poi da lì vi strutturate lo zaino. Diciamo che comunque rispetto a quello che è magari il kit standard estivo, si va ad aggiungere la dragonna e generalmente le viti da ghiaccio, poi il resto più o meno è lo stesso. Cosa che assolutamente poi non deve mai mancare sono i ramponi. Qua dipende naturalmente cosa dovete fare, naturalmente ramponi almeno semiramponabili o automatici. Qui dipende naturalmente cosa dovete fare, se dovete fare un qualcosa di orizzontale dove dovete camminare tanto, meglio i classici ramponi con le punte appunto orizzontali. Se invece dovete fare qualcosa in verticale, cascate di ghiaccio oppure qualcosa anche di dry tooling, meglio andare su un rampone naturalmente appunto a verticale. Oppure se volete prendere anche un rampone che faccia entrambi, diciamo, un ibrido. Nella parte superiore dello zaino, nel taschino qua in alto, sono andato a mettere, vabbè, i miei occhiali personali da vista, una torcia, importantissima nel periodo invernale perché viene buio veramente presto, e poi, come vi dicevo, qualche barrettina, qualche gel in più proprio per poterli mangiare durante la mia escursione. Mi stavo dimenticando, ma io qua in basso ho anche un'altra cosina, ovvero dei guanti. Parlando di guanti, diciamo che qua dipende un pochino. Allora, io quando faccio canali di ghiaccio soprattutto preferisco avere un guanto termico, ma soprattutto che mi dia un'ottima sensibilità, cioè voglio sentire bene le piccozze tra le mani. Questo vuol dire comunque che il guanto non sarà super termico. Dunque mi porto un secondo guanto, in questo caso una moffola veramente molto molto calda, cioè con questa anche meno 25 non sarà un problema. Il mio consiglio è portare sempre due guanti, non solo per questo ragionamento che vi ho appena fatto, ma perché se avete dei guanti in Gore-Tex saprete sicuramente che a fine canale, fine cascata di ghiaccio, i guanti saranno zuppi, dunque dovrete avere un secondo paio. Mio consiglio, se riuscite, guanti Nash Dry, che come sappiamo non hanno problema di inzupparsi, e poi un secondo guanto magari più pesante proprio per quando veramente soffriamo tanto tanto il freddo, magari quando siamo fermi o siamo in discesa. Infine, strumento che per me non può mai mancare, il mio Spot Gen 4. Lo Spot Gen 4, se non sapete cos'è, ci ho fatto un video a riguardo, ve lo lascio qua sotto in descrizione, è un comunicatore satellitare che mi permette di comunicare a casa anche senza copertura telefonica. Lui praticamente comunica coi satelliti e ho la possibilità di mandare la mia posizione ogni tot minuti per far sapere da casa dove mi trovo in tempo reale. Ha la possibilità di mandare dei messaggi preimpostati a casa senza copertura telefonica, quindi cosa succede? Io premo il mio tastino, il messaggio parte, arriva al satellite e poi lo manda a casa, quindi anche se io non ho copertura telefonica sul telefono posso mandare messaggi. E poi, cosa super importante, ha la possibilità di chiamare l'SOS.
C'è una centrale operativa attiva H24 7 giorni su 7, che se io premo il bottone loro vanno a comunicare al soccorso alpino dove mi trovo e loro verranno a recuperarmi in caso di emergenza. Lui è un comunicatore satellitare che costa meno di 200 euro, lo trovate tranquillamente su Amazon e devo dire che per l'inverno, magari se si va da soli o anche se si va in gruppo, secondo me torna veramente super super utile appunto per far sapere dove si è e poter comunicare a casa anche se non si ha la nostra copertura telefonica. Cosa importante, però di questo magari ne parliamo in un altro video, questo non sostituisce il kit ArmaPale Sonda. Dunque, avete visto tutto quello che ho nello zaino, l'unica cosa che andrei ad aggiungere, che non ho qua perché oggi sono da solo, è la corda. Naturalmente se si va in due, ci si vuole legare, si fa in cascate di ghiaccio, una corda è indispensabile. Poi in base a quello che dovete fare scegliete anche il tipo di corda, naturalmente la lunghezza, però la corda se si è in due sicuramente torna molto molto utile. Parlando invece di abbigliamento, come ci si veste per un'alpinistica invernale? Per me sull'alpinismo invernale diciamo che non ci sono tante soluzioni. Parte primo strato, qualcosa che va a contatto con la pelle, deve essere sia calda sia traspirante. Soprattutto è importante che sia traspirante per non farlo a sauna, perché poi quando arrivate in vetta, comunque uscite in cresta, se siete bagnati sotto vi congelate. Quindi è importantissimo avere traspirabilità. Da questo punto di vista, se dovete scegliere un qualcosa di primo strato, ci ho fatto un video a riguardo, ve lo lascio qua sotto in descrizione. Altra cosa interessante che potreste fare è portarvi un cambio di primo strato nello zaino, appunto per quando arrivate in cresta o arrivate in vetta. Questa cosa, se sudate tanto o non avete abbigliamento particolarmente traspirante, può essere un'ottima soluzione. Sulla parte, diciamo, di pantaloni, qua ci vuol poco da dire. Appunto, sotto un primo strato termico, sopra ci va un Archel. Archel perché naturalmente ci bagniamo, importante anche per i ramponi che non si possa tagliare il pantalone. Evitate il soft shell per l'alpinismo perché secondo me non ha senso. Per quanto riguarda l'alpinismo, pantalone sicuramente Archel. Parte superiore stessa cosa, quindi intimo termico, secondo strato anche lui che deve essere un buon compromesso tra tenerci al caldo, traspirabilità. Da questo punto di vista poi appunto sull'abbigliamento vi lascio un sacco di link qua sotto in descrizione per andare a vedere l'abbigliamento che ho personalmente provato. Parte superiore naturalmente piumino e poi Archel anche la parte superiore. Classico guscio, scegliete voi la membrana, l'importante è che sia un ottimo guscio e che abbia anche una buona traspirabilità. Infine, come vi dicevo, guanti, cappello e per quanto riguarda gli scarponi, qui abbiamo, diciamo, due possibilità. O lo scarpone d'alpinismo invernale classico, e anche qua ce ne sono diversi e sono più adatti per quando si fanno delle camminate appunto d'alpinismo classico invernale, oppure uno scarpone più tecnico per quando magari vogliamo fare cascate di ghiaccio, canali. Diciamo uno scarpone sicuramente più tecnico, più ideale per quando si va in verticale rispetto che in orizzontale. Diciamo che anche qua dipende un po' quello che dovete fare. Perciò ragazzi, fatemi sapere voi cosa vi portate per le vostre ascensioni alpinistiche, cosa portate in più o in meno rispetto a quanto vi ho mostrato. E la speranza sia stato esauriente esaustivo anche per questo video. Vi ringrazio per aver guardato e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!